il pieno della mia crisi di mezza età. Scrivo, regista, non di cose che nessuno apprezzerà. Sono contento che quasi ballo, che fra la casa da pulire, il pranzo da cucinare, il pacco da ritirare, la videolezione non si sente, continuo dopo. Non so che i ragazzi non mi ascolteranno, loro cliccano soltanto nuovo video su TikTok. Lo so che anche gli adulti non mi ascolteranno, loro cliccano soltanto le notizie e le fake news. Forse sarebbe meglio, certo più dignitoso, come fanno tutti, quasi decimo tatu, una barba lunga, curata e pettinata, dal barbiere di fiducia, seguire un po' la moda. Invece che vergogna, quale umiliazione per i miei cari che mi sentono sbraitare mentre il vicinato esulta quando non ci sono. E mentre vado a lavorare in bici canto, poi mi fermo e prendo nota sul mio cellulare di un'idea come questa. Ma cosa ho in testa? Programma di togliere l'armadio, mettere un pianoforte, migliorare le canzoni, affittare un ufficio, farci uno studio e con lo strato dischi tutti i capolavori, fare un programma radio, la colonna sonora della mia vita e anche della tua. E poi tutte feste, amici e famiglie, siamo sempre di più, milioni di fan. Ma è pur vero che i miei milioni di fan non sanno affatto che sono nel pieno d'una crisi di mezza età. E quindi mi ostino e canto, e soprattutto sono certo che non gliene freghi un bel figo secco, e quindi registro e condivido.